Come si prepara una buona granita? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima capire che cos'è davvero una granita. Una granita è una particolare miscela di acqua e zucchero, portata ad una temperatura sufficientemente bassa da apparire quasi solida, ma comunque non abbastanza da essere completamente congelata. Naturalmente, di solito si sostituiscono, almeno in parte, all'acqua, dei succhi di frutta. Ma il discorso non cambia, perché i succhi di frutta sono, per la maggior parte, acqua. Se vogliamo preparare una granita, abbiamo dunque bisogno di due informazioni. La proporzione dello zucchero da utilizzare, cioè quanta acqua e quanto zucchero mescolare, e ovviamente la temperatura a cui portare la nostra miscela. Per ottenere queste due informazioni possiamo consultare il diagramma di fase della miscela acqua e zucchero. Un diagramma di fase non è altro che un disegno che rappresenta tutte le forme esistenti di una certa miscela, cioè le sue fasi. Prendiamo per esempio il diagramma di fase della miscela di acqua e sale da cucina, ovvero cloruro di sodio, per gli amici NaCl. Questo diagramma ci permette di capire che cosa otteniamo in ogni situazione. Per esempio, se abbiamo sciolto il 30% di sale in acqua e siamo alla temperatura di meno 10 gradi centigradi, otterremo acqua liquida e sale. Infatti, possiamo notare che per avere sia il sale che l'acqua completamente solida, ovvero il ghiaccio, è necessario scendere fino a meno 21 gradi centigradi. Non solo. Dal grafico si capisce anche che il congelamento della miscela avviene sempre sotto i meno 21 gradi centigradi, anche con quantitativi molto bassi di sale. Questo è definito punto eutettico, ed è questo il motivo per cui d'inverno si sparge il sale sulle strade. In realtà, d'inverno si sparge il cloruro di calcio, che è sempre un sale simile al cloruro di sodio, ma per certi aspetti diverso. Infatti, il punto eutettico del cloruro di calcio non è meno 21 gradi, ma meno 50. Ciò significa che, appunto, d'inverno, spargendo il cloruro di calcio sulle strade, non è possibile che si formi del ghiaccio solido, a meno che naturalmente la temperatura non scenda sotto i meno 50 gradi centigradi. E a quel punto probabilmente la formazione di ghiaccio sulle strade è l'ultimo dei problemi. Ogni miscela di sostanze ha un proprio diagramma di fase e un proprio punto eutettico. Lo zucchero è una questione un po' più complicata rispetto ai sali come il cloruro di sodio e il cloruro di calcio. È una molecola abbastanza complicata rispetto a loro e quindi può fare cose differenti, può comportarsi in modi diversi. Per esempio, lo zucchero può esistere in una forma vetrosa, cioè simile al vetro, e può anche rimanere sciolto nell'acqua in quantitativi minimi di acqua. Vediamo di capire che cosa succede quando andiamo a raffreddare la miscela di acqua e zucchero, che viene anche chiamata sciroppo. Immaginiamo di aver preparato uno sciroppo al 20%, per esempio 20 g di zucchero e 80 di acqua. Stiamo lavorando a temperatura ambiente, per esempio 20 gradi centigradi. Questo è il nostro punto di partenza. Possiamo cominciare a raffreddare la miscela. Arrivati a circa 0 gradi, incontriamo la linea di equilibrio tra sciroppo e ghiaccio più sciroppo. Possiamo continuare a raffreddare la miscela e la miscela reagirà, trasformando parte dell'acqua in ghiaccio. A questo punto il rimanente sciroppo contiene in proporzione più zucchero. La quantità di zucchero è sempre la stessa, ma abbiamo tolto dell'acqua perché è diventata ghiaccio, quindi in percentuale c'è più zucchero. Questo significa che ci troviamo su un altro punto della linea di equilibrio, ma spostato un po' più a destra. Naturalmente, possiamo continuare a raffreddare finché non termina la linea di equilibrio. Arrivati alla fine della linea di equilibrio, se continuiamo a raffreddare, ci ritroveremo nello spazio sottostante. In questo spazio non esiste più il ghiaccio più sciroppo. Esiste il ghiaccio, cioè l'acqua solida, più una soluzione supersatura, che fondamentalmente è quasi zucchero puro. Quindi è tutto solido. Questo significa che quando termina la linea di equilibrio possiamo definire il nostro punto eutettico, che abbiamo indicato con la lettera E. Tutte le temperature inferiori a quelle del punto eutettico, cioè i meno 14 gradi Celsius, comporteranno una miscela solida. E questo a noi non va bene, perché abbiamo già detto che per avere una buona granita non deve essere completamente solida. Il trucco per preparare una buona granita è fondamentalmente mantenere i cristalli di ghiaccio di piccole dimensioni. Per farlo abbiamo bisogno dello sciroppo che si infila tra i vari cristalli di ghiaccio ed impedisce loro di aumentare di dimensione. Questo significa che dobbiamo trovarci fondamentalmente in quest'area del grafico,
che è indicata da una temperatura che varia tra i meno 2 gradi e i meno 14. E questo perché, l'abbiamo visto, se si scende sotto i meno 14 gradi non c'è più sciroppo, perché è tutto solido. Questo significa anche che però non basta tenere sotto controllo la temperatura, anche la percentuale di zucchero è importante. Infatti, se osserviamo il grafico, notiamo che quest'area è delimitata da una percentuale di zucchero che varia tra lo 0 ed il 60%, quindi è importante non superare la percentuale del 60%. In realtà è bene mantenersi su una certa media, e questo significa fondamentalmente che la percentuale più corretta varia tra il 20 ed il 40%. Riassumendo, per preparare una buona granita è importante utilizzare una temperatura che varia tra i meno 2 e i meno 14 gradi Celsius e una percentuale di zucchero che varia tra il 20 ed il 40%. Naturalmente è possibile variare la percentuale di zucchero a seconda dei propri gusti, qualcuno preferisce le granite più dolci e qualcuno le preferisce meno dolci. Purtroppo i congelatori casalinghi non sono molto adatti alla preparazione di granite, e questo perché hanno una temperatura in genere abbastanza bassa, anche intorno ai meno 20 gradi centigradi, e abbiamo detto che una granita non dovrebbe mai scendere sotto i meno 14. L'altro motivo è che raffreddano molto lentamente, e questo da un lato significa che i cristalli di ghiaccio saranno di per sé più grandi, perché un raffreddamento lento conduce alla produzione di cristalli di dimensioni maggiori, e dall'altro tenderanno a separare le due sostanze, cioè ci ritroveremo con molto ghiaccio nello strato superiore e tutto lo zucchero depositato sul fondo del contenitore in cui abbiamo versato la miscela. Come si risolvono questi due problemi? Con il ghiaccio secco. Il ghiaccio secco è un prodotto di libera vendita, se ne trovano rivenditori in quasi tutte le regioni d'Italia. È importante però fare attenzione, la sua temperatura infatti è di meno 80 gradi centigradi. Questo significa che non deve mai essere toccato a mani nude, è sempre importante utilizzare dei guanti di stoffa. Cominciamo procurandoci una pentola dal bordo abbastanza alto, e ovviamente uno spremiagrumi e gli agrumi. Dosiamo innanzitutto lo zucchero, che sarà la nostra unità di partenza. Cioè, se noi scegliamo per esempio 200 g di zucchero, dovremo calcolare in 500 g circa la quantità di acqua. Infatti in questo modo lo zucchero sarà più o meno il 30%. Naturalmente nei 500 g di acqua è compreso anche il succo di frutta. E la percentuale di succo di frutta all'interno dei 500 g naturalmente varia a seconda del succo di frutta e del suo sapore. Per esempio, se vogliamo preparare una granita di limone, ci conviene utilizzare circa 100 g di succo di limone e 400 g di acqua, in modo da ottenere la somma di 500 g totali. Per una granita di arancia, invece, conviene utilizzare 400 g di succo d'arancia, 50 g di succo di limone e 50 g di acqua. Versiamo il tutto nella pentola e mescoliamo aiutandoci con un mixer, ovvero con delle fruste elettriche. Quando lo zucchero è ben sciolto, cominciamo ad utilizzare il ghiaccio secco. Possiamo prelevarlo dal suo contenitore utilizzando una tazza di ceramica. Versiamo pian piano il ghiaccio secco all'interno della pentola, continuando a mescolare con le fruste elettriche. Verrà prodotto molto vapore acqueo condensato. Non è pericoloso, però può essere fastidioso perché impedisce la vista. Non esiste una dose perfetta del ghiaccio secco. Continuate ad aggiungere ghiaccio secco, lentamente naturalmente, finché la granita non avrà raggiunto la consistenza che desiderate. Per capire se la granita è pronta, potete provare a sollevarla utilizzando le fruste elettriche spente. In pratica, se è sufficientemente densa da non colare giù quando provate a sollevarla con le fruste o con una forchetta, vuol dire che è pronta.